Fossombrone, sulla strada per arrivare ad Urbino. Quante volte mi sono fermato a Fossombrone e ho visto le bellezze. Ho cercato a corte bassa i soffitti di Federico Brandani. Ho cercato e ho studiato un pittore caravaggesco di grande intelligenza e sensibilità con un sapore rustico che si chiama Romano di Francesco Guerrieri, detto il Fossombrone, prende il nome dalla sua città. E poi il Palazzo Cesarini, museo con arredamenti di varie epoche e alcune stanze dedicate a un meraviglioso pittore, Anselmo Bucci, autore di un capolavoro che non so dove sia finito oggi, che era la provincia di Pesaro, che io ho esposto all'Expo di Milano nel 2015 con l'orgoglio di Fossombrone, perché si vede il pittore che sta sull'impalcatura e dipinge affreschi. Si vede lui con il suo assistente che lo aiuta e gli tiene la tavolozza. Insomma, io ho soltanto ricordi e pensieri positivi di Fossombrone. E quindi non voglio rispondere al sindaco Gabriele Ponci Gas che mi chiede di non nominare la sua città, di nominarle qualcun altro. Io non l'ho nominata per alcuna ragione che non sia il ricordo di un luogo remoto e bellissimo. E mi è uscita la parola Fossombrone parlando a un gruppo di disperati ambulanti a Firenze, i quali protestavano per poter avere ancora il loro lavoro, soprattutto all'aria aperta. Oggi lo stesso ministro Speranza ha riconosciuto che all'aria aperta il pericolo di contagio è molto, molto, molto più piccolo che al chiuso, dove erano tenuti i cittadini, non solo di Fossombrone, ma di tutta Italia, chiusi, a rischio e anzi a certezza di ammalarsi. Perché allora ho parlato di Fossombrone? Per una ragione soltanto positivo, ho detto, ma perché dobbiamo a Fossombrone, non a Milano, a Roma, nei luoghi della Riviera Romagnola dove ci può essere assembramento, stabilire un coprifuoco per cui dopo le 10 di sera uno può passeggiare per Fossombrone. Ho detto, chi passeggia a Fossombrone dopo le 10 di sera? E chi vi ha passeggiato nel 2015, 2016, 2017, 2018? Le persone si ritirano in casa, come in tanti paesi. Stanno in casa non per paura, come nel caso di questo ultimo anno, ma per abitudine, per consuetudine. E quindi ha detto giustamente un magistrato intelligente, De Luca di Reggio Emilia, che i DPCM che stabiliscono il coprifuoco sono contro le libertà garantite dalla Costituzione. Puoi dire a qualcuno dove non andare, non che non può andare, puoi dire quel luogo è pericoloso perché è contaminato, ci sono le sabbie mobili, c'è pericolo, come accade in tanti luoghi, per cui c'è una limitazione di accessi, ma non puoi dire non puoi passeggiare per Fossombrone, come per Urbino, come per San Severino Marche, come per Valdobbiadene, come per tanti luoghi dove la vita comunque ha un suo corso che alle 10 tende a spegnersi. E quando tu esca alle 11 di sera, chi incontri, come ti contamini e come contagi? Allora il coprifuoco è fuori legge. L'ho spiegato con l'esempio di Fossombrone, non l'ha capito il sindaco, mi dispiace perché la sua risposta che ha 329 ascoltatori o lettori è quasi affettuosa ma poi anche minacciosa, come dire siamo Fossombrone, io sono fiero di essere nel sindaco, io sono il prosindaco di Urbino, sono ben felice di che tu sia contento di essere sindaco di Fossombrone. Il sindaco di una città ricca di storie, di persone che si fanno il mazzo per tirare avanti, sì, certo, e lo vorrebbero molto di più, perché l'articolo primo della Costituzione, anche pensando ai tuoi colleghi in Parlamento, non a me che ho sempre difeso le persone che devono lavorare, e la prossima volta nomina qualcun altro, per favore. Sì, una inutile richiesta, perché io ho nominato Fossombrone soltanto in positivo, pensando a quegli ambulanti che chiedevano di poter lavorare all'aria aperta senza danneggiare nessuno. Ma quello che mi stupisce è la quantità di imbecilli
che non avendo capito quello che io volevo dire, senza alcuna polemica con Fossombrone, ma soltanto con il governo, piacerà questo governo al sindaco di Fossombrone? A me non piace, ma credo non piaccia a molti. Eppure una serie di inutili polemiche con me che fanno intendere, uno tira fuori addirittura che una volta io abbia detto San Giovanni Battista invece che San Giovanni Evangelista, corretto da Augias, e questo ovviamente può essere un lapsus, ma tutto questo per buttare discredito, cercare di parlare male di me, che non ho fatto nulla. E grande sindaco, caro sindaco, grande solidarietà all'amministrazione, sgarbi un poveraccio che mi sono delle stupide dichiarazioni. Io non riesco a capire dov'è la stupida dichiarazione. Ho semplicemente detto vorrei che i cittadini di Fossombrone fossero liberi, quando la città è addormentata, di passeggiare tranquillamente come chiede e vuole la Costituzione, senza rischio né per se stessi né per altri. Grande Gabriele Boncigas, belle parole, sgarbi, scansati proprio, dice tale Francesco Righi. Fossombrone mi ha accolto 39 anni fa, è stupendo, non lo cambierei con nessuna città al mondo, è una capra. E chi ha detto di cambiarla? E chi ne ha parlato male? Trovate nella mia affermazione qualcosa che non sia semplicemente l'assurdità di tenere chiusa, chiusa al turismo, chiusa al lavoro la città di Fossombrone. È una critica al governo, non a Fossombrone. Dove avete il cervello? Ma come fanno questa Maria Rita De Blasi? Andrea Rossi dice, secondo me non volevo offendere, anzi credo che da questa sua esternazione possa nascere qualcosa. E questo Andrea Rossi forse ha intuito che io non avevo nessuna intenzione polemica. Invece Simone Conti, con la volgarità di chi vuole offendere gratuitamente senza capire, è un coglione come quelli che sono buoni a stare dietro la tastiera. Io sto davanti a tutti, senza paura, nessuna tastiera. Parlo e dichiaro, caro Simone Conti, e ho la mia idea che queste leggi, queste non leggi, decreti, siano illegali. Come dice un magistrato intelligente che ha cancellato gli effetti di questo DPCM. E Bucarelli Federico, è invece generoso. Dice che gli sono antipatico, cosa legittima, ma premesso che Sgarbi si trova nelle prime posizioni della mia personale classifica dei personaggi che mi stanno più sulle scatole, non sono riuscito a rilevare nulla di offensivo in quella tipica sparata sgarbiana. Grazie, grazie a Bucarelli perché questo è stato, e questo può sentire chiunque, ho detto Fossombrone e potevo dire San Severino, potevo dire anche Urbino, anche più triste che Urbino sia chiusa a tutti, agli studenti, ai turisti, bella com'è, ma dopo le 10 di sera Urbino, salvo gli studenti, è una città deserta e quindi nessuno è pericoloso per gli altri e tantomeno pericoloso per sé se cammina per strada alle 11 di sera. E Gaudenzi, Mario Gabellini invece pensa di fare il fenomeno. Inutile perdere tempo a parlare con questo paraculo. E dal momento che conosco la tua educazione ti chiedo scusa per il termine colorito. E propone di tenere accese tutti i negozi con le serrande alzate, va bene che lo faccio, io sono il primo a essere d'accordo, quindi non capisco la polemica, caro Gabellini. Ma perché non usate il cervello? Perché l'antipatia per voi è più forte di un discorso logico che riguarda soltanto il fatto che Fossombrone dopo le 10 di sera in qualunque anno è una città pressoché deserta e non c'è niente di male, tolti i bar dove tu potresti dire di non assembrarsi, uno può camminare per strada. E se uno cammina da solo sull'argine del Po, che danno fa? E perché ci deve essere il coprifuoco? Vi piacciono queste fascistate, questi ordini perentori di un governo di imbecilli? E infatti Matteo Pierini dice forse, solo forse, voleva solo esternare il fatto che i DPCM non possono essere generalizzati. Infatti proprio questo. Puoi impedire dove c'è una grande movida di andare alle persone, sarebbe giusto farlo, ma non puoi farlo in un piccolo paese dove non c'è una movida, dove non c'è nessun rischio per nessuno. Pietro Pistelli, questa volta, caro Vittorio, hai toppato. E mi dispiace, però non ho toppato nulla. Sono stato semplicemente aggredito da questo gruppo di disperati che per dare ragione al sindaco che mi chiede di non parlare di Fossombrone, commentano in questo modo. Ma li voglio leggere perché Francesco Bastianini invece è particolarmente intelligente. Fossombrone è un coprifuoco continuo. Dopo le 21, salvo qualche eccezione nel periodo estivo, è da 20 anni che gira più di Schum. Questi sono i fatti. Grazie Bastianini, grazie. Questo volevo dire.
Questo detto, questo tu hai capito. Evidentemente c'è qualcuno in questa lista di persone che hanno antipatia per me, vogliono offendermi, che ha capito quello che volevo dire. Fossombrone è un coprifuoco continuo, ma non solo Fossombrone, anche Chivasso, anche Chieri, anche la provincia di Siracusa, tolta la città di Siracusa, animata da una viva movida d'estate che è Ortigia, ma la periferia di Siracusa e tante città di Sicilia sono vizzini, sono luoghi deserti di sera. Bravo sindaco, è una città bellissima, io sono d'accordo con Cristina Santi. Apprezzo il tuo disappunto, dice Claudio Gentili, anche se non sono d'accordo che è meglio che nominasse qualcun altro. E io non ho nominato affatto Fossombrone in negativo, ho solo descritto una situazione che ha indicato allo stesso modo Francesco Bastianini. Vitaioli fa il fenomeno, così lui sì, con la sua maglietta da corsa. Invece per me Sgarbi non merita nessuna risposta. E chi la voleva la risposta? Chi l'ha chiesto la risposta? Ho citato una città, come potevo citare Firenze, che peraltro ha zone, soprattutto nei tempi del turismo, che sono molto popolate, altre zone che sono semideserte. E ho molti dubbi anche sulla pubblicità che può fare uno come Sgarbi, che la gente lo considera un disadattato. Disadattato sarai tu, caro Francesco Vitaioli. Io sono un uomo che ha fatto centinaia di cose e se andrai a Urbino vedrai la tomba di Raffaello che ho fatto riprodurre nella chiesa dell'Annunziata, che sarà aperta dal 15 di maggio, e la mostra di Ventrone, grande pittore, in Palazzo Ducale, come tante altre cose che ho fatto. Quindi disadattato è uno come te che parla solo per offendere. E ancora Roberto Magrelli, trova molto triste che il livello di qualità di un comune sia misurato in base alla quantità. Questo cosa c'entra? Io non ho citato Fossombrone perché abbia o non abbia la movida, l'ho citato semplicemente perché alle 10 di sera nessuno può ordinarti di stare in casa con un coprifuoco che dovrebbe difenderci da non si sa che cosa. Cioè, se ti tengono in casa e ti arrestano, ti impediscono di uscire, cosa che può fare solo un giudice con una richiesta di arresto. Stabiliscono un limite alla tua libertà in un luogo dove il pericolo non c'è. Questo volevo dire, questo ripeto e vorrei che qualcuno ragionasse su questo. Pacillo è affettuoso, caro sindaco, questo non è nient'altro che un pagliaccio, è solo una capra, 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 povero Pacillo. Non voglio neanche risponderti. Non hai capito, non capisci e insulti perché non conosci nulla di quello che io ho fatto. Se tu avessi l'umiltà di guardare quello che io ho fatto, quello che io ho raccontato dell'arte italiana, quello che faccio da sempre per l'arte italiana, non saresti così inutilmente offensivo. E poi Federico Gatticchi dice: avete rotto le palle, denigrando Fossombrone, che io non ho affatto denigrato, l'ho citata come una città remota e deserta di sera, in cui nessuno può proibirti di camminare. Tutto qua. E quindi Fossombrone è la nostra città. E noi l'amiamo per quello che è stato, per quello che è, benissimo. E infine chiude Paola Giorgetti, ma perché ancora qualcuno dà credito a quello che dice Sgarbi? Come se fosse una persona normale. Se lo chiamano lo scorreggione, un motivo ci sarà. Ecco, io sono una persona che ha fatto le molte cose che ha fatto. Scorreggione mi pare una cosa quasi comica. Ho un cancro, sono una persona malata, continuo a lavorare. Non mi piace essere offeso inutilmente da Paola Giorgetti. Le auguro di capire un giorno le cose che io ho detto e le cose che io dico. Viva Fossombrone, viva il Brandani, viva i Guerrieri, viva Palazzo Cesarini, viva Anselmo Bucci, nato nella bella città di Fossombrone. Viva Fossombrone! E spero che il sindaco capisca finalmente quello che ho detto, non dando adito a insulti inutili contro di me per uno che non ha nulla. Sono cittadino delle Marche, da sempre ho fatto cose nelle Marche, non ho nulla contro Fossombrone. L'ho citata come evocazione di un luogo meraviglioso chiuso alla libertà di muoversi dei cittadini. Tutto qua, nient'altro, nient'altro, caro sindaco, nient'altro, caro Gabriele Boncigas, nient'altro.